Facciamoli vedere i cartelli che avete in mano al nostro sindaco. Alzateli! Grazie. Ciao a tutti e grazie mille per essere così tanti. Il palazzetto pieno, una grande emozione. Ringrazio di cuore il presidente, ma l'amico Francesco Acquaroli, perché è qui presente con noi, soprattutto perché è un mio amico fraterno. Grazie di cuore, perché Francesco, al di là dell'aspetto politico, mi ha insegnato tanto anche a livello umano, e quindi veramente grazie di cuore a lui, e sono veramente contento della tua presenza e di tutto quello che stai facendo per la nostra regione. Grazie, grazie, grazie a nome degli Ascolani. Bravo! Detto anche il forzasco, ringrazio i tanti amici presenti, tutti, l'assessore regionale Andrea Antonini, Elena Leonardi, l'amico Guido Castelli, il nostro consigliere regionale Carlo Ciccioli, il consigliere regionale Andrea Senti, il consigliere regionale Monica Ciarri, porti saluti dell'onorevole Giorgio Latini, che purtroppo ha avuto un lutto, quindi non è presente con noi. Veramente un grazie di cuore a tutti. Oggi inizia una marcia di avvicinamento alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno 2024, un percorso incredibile iniziato l'11 giugno 2019, grazie a tutti gli assessori che hanno condiviso con me questo stupendo percorso e hanno lavorato tanto, grazie a tutti i consiglieri comunali, grazie al mio staff, un grazie sincero e di cuore, perché fanno il lavoro con passione e mettono prima l'anima, poi il dovere. Ringrazio ovviamente la mia famiglia che mi ha sopportato, ma soprattutto sostenuto in questo faticoso impegno. Grazie al segretario generale, ai dirigenti, a tutti i dipendenti del comune, ma soprattutto un grazie ai candidati per le prossime elezioni e un grazie sincero a tutte le donne e gli uomini di Ascoli che hanno condiviso con me questo percorso da autisti e non da passeggeri. Grazie a voi, abbiamo realizzato così tanto.